Taglio del nastro a San Lorenzo in Campo per il parco giochi intitolato a Mattia Luconi, il bimbo di 8 anni, vittima dell'alluvione. Occupazione abusiva all'ex convitto Vittoria Colonna, denunciati 10 stranieri trovati all'interno della struttura in precarie condizioni igienico-sanitarie. Oltre 1.400 sanzioni, 42 sinistre e controlli in aumento a Mondolfo illustrati i risultati dell'attività 2022 della Polizia Locale. Il neocomandante Ivan Donati annuncia gli obiettivi, garantire la sicurezza urbana e la civile convivenza. Nuova piscina, lavori in dirittura di arrivo, il sindaco di Fanno annuncia, entro marzo avremo il gestore. Carri nuovi, concerti, veglioni, lancio di quintali di dolciumi e 100 anni della musica rabita, presentati iniziative e novità del Carnevale di Fanno. Teresa Berluti compie 100 anni, grande festa, famiglia nuova con gli ospiti e il personale della struttura, presente anche il sindaco di Fanno, Massimo Seri. E stasera, dopo il telegiornale, il documentario con storie e filmati inediti dell'archivio di Del Bianco per i 50 anni dello studio, un tuffo nella Fano che fu dalla fine dell'Ottocento ad oggi. Venerdì 20 gennaio, buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. Lo avete sentito poco fa dai nostri titoli, l'amministrazione comunale di San Lorenzo in Campo ha voluto dedicare il nuovo parco giochi alla memoria del piccolo Mattia Luconi, una delle 11 vittime dell'alluvione del 15 settembre scorso. Era stato trovato morto dopo 8 giorni di ricerche il piccolo Mattia Luconi, il bimbo di 8 anni che durante l'alluvione dello scorso settembre era stato trascinato via dall'esondazione del torrente Nevola per 13 chilometri. Il corpicino era stato individuato dai carabinieri in un campo nel comune di Trecastelli dopo la segnalazione del proprietario del terreno, una tragedia che aveva colpito l'intera comunità di San Lorenzo in Campo, dove Mattia viveva con la sua famiglia. Per non dimenticare, l'amministrazione comunale ha voluto dedicargli il nuovo parco giochi. Sì, abbiamo voluto dedicare questo nuovo parco che abbiamo realizzato poco tempo fa proprio a Mattia, perché lui era un bimbo a cui piaceva molto giocare qui nel parco di San Lorenzo, in questa zona. E proprio su questi giochi sicuramente ha giocato anche Mattia, e con questo gesto ogni persona, ogni bimbo, ogni adulto, ogni anziano che passa qui davanti potrà ricordarsi di questo bambino che è stato portato via dalle braccia dei loro genitori, e ci insegna anche a pensare al nostro futuro, a ricevere un insegnamento dalle tragedie. Cosa possiamo fare noi adulti per fare in modo che tutto ciò non accada più in futuro. Presenti questa mattina le autorità locali e regionali, gli agenti della polizia locale e i bambini della scuola primaria Lorenzo Bettini che, prima del taglio del nastro, hanno letto dei pensieri e ricordato il loro compagno di classe. Al momento istituzionale non sono voluti mancare la mamma e il papà del piccolo Mattia, Silvia Amreu e Tiziano Luconi. Sì, siamo onorati e felici di avere ricevuto tutta questa vicinanza da parte dell'amministrazione. Il ricordo di Mattia rimarrà sempre per tutti, tutti i bambini e tutti quelli che frequenteranno il giardino ricorderanno Mattia. E questo ci fa molto piacere, ce lo fa sentire vicino e ci fa sentire vicini tutti gli abitanti della cittadina di San Lorenzo, in particolare l'amministrazione e la scuola che per anni ha accompagnato Mattia nel suo purtroppo breve percorso. E ci risiamo, l'ex convitto Vittoria Colonna di Fano è stato nuovamente occupato in modo abusivo dopo le 8 persone trovate all'interno nel mese di dicembre. Ieri, durante l'ennesimo controllo eseguito dagli agenti del commissariato diretto da Stefano Seretti, sono stati identificati 10 stranieri all'interno della struttura. Dall'attività effettuata in collaborazione con la polizia locale sono emerse condizioni di sicurezza e igieniche estremamente precarie, tra rifiuti, polvere, residui di combustione e vetri rotti. Al termine degli accertamenti, le 10 persone sono state denunciate in stato di libertà per il reato di invasione di edifici. La loro posizione inoltre è al vaglio della questura per l'eventuale misura del foglio di via obbligatorio dal comune di Fano.
Invece a Pergola i carabinieri hanno denunciato un 50enne della provincia di Treviso e un 39enne della provincia di Padova, ritenuti responsabili del furto di due carte di credito asportate da una borsa all'interno dell'auto di una donna e del successivo prelievo fraudolento di oltre 2.800 euro. L'episodio risale alle ore 19 del 4 ottobre scorso, quando la donna ha parcheggiato la vettura in piazza Brodolini, chiudendola regolarmente a chiave, per poi recarsi alla piscina comunale per svolgere attività sportiva. Nel riprendere la macchina, la donna si è accorta dell'effrazione allo sportello dell'auto e del furto. La sera stessa, poi, i malviventi hanno eseguito i due prelievi in una filiale di Padova. Dopo la denuncia, sono state visionate le immagini degli impianti di videosorveglianza che hanno permesso di identificare i due autori poi denunciati. In occasione della festa di San Sebastiano, patrono della polizia locale, a Mondolfo sono stati presentati i risultati ottenuti dal corpo alla presenza del nuovo comandante Ivan Donati. Nel corso del 2023 verranno aumentati i controlli e migliorati i mezzi tecnologici e di trasporto utilizzati dagli agenti. In occasione del patrono. Risultati conseguiti, obiettivi e investimenti. Nella sala del Consiglio Comunale di Mondolfo è stato stilato il bilancio dell'attività svolta dalla Polizia Locale in occasione della festa del patrono San Sebastiano. Il corpo, che conta 11 agenti, più le assunzioni estive per implementare i controlli, nel corso del 2022 ha elevato 1.485 sanzioni per violazione del codice della strada per un importo complessivo di 143.800 euro. 8 le patenti ritirate, più di 1.100 i punti decurtati. Le contravvenzioni più comuni riguardano la sosta irregolare e l'alta velocità. Sono 42 invece i sinistri rilevati contro i 55 dell'anno precedente, di cui 23 con lesioni alle persone e 19 con soli danni alle cose. Grande attenzione anche agli aspetti ambientali, con 24 controlli eseguiti sul conferimento dei rifiuti e 14 sulla corretta manutenzione delle aree agricole prospicenti l'abitato. Sul fronte della sicurezza poi sono stati 76 i servizi in occasione di manifestazioni, 10 per eventi sportivi, 159 per la gestione di mercati e fiere, 98 per il controllo e posizionamento della segnaletica, 37 gli interventi di contrasto in tema di stupefacenti e 7 gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori. Numeri importanti, quelli illustrati dal comandante Donati, 47 anni, che ha preso servizio il 1 ottobre scorso dopo l'ultima esperienza nel corpo del comando di Rimini. Il comandante ha presentato i risultati a partire dai dati inerenti all'attività di polizia amministrativa per sottolineare l'aspetto della prevenzione. Polizia amministrativa, forse poco considerata in ambito delle polizie, ma è l'avamposto un po' della sicurezza, con la polizia amministrativa in ambito autorizzativo e di controlli si mira proprio a prevenire e a evitare conseguenze peggiori o conseguenze comunque negative con l'attività che verrà svolta. Anche delle scuole? Anche nelle scuole, certo. Noi facciamo presenza tutti i giorni, siamo lì a garantire l'attraversamento delle scuole insieme ai nostri collaboratori, che sono quelli della Protezione Civile, e quindi la prevenzione prima di tutto. Anche quest'anno in estate è stato svolto anche un particolare servizio di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nei plessi scolastici, in adiacenza ai plessi scolastici e nei parchi pubblici. A caratterizzare l'azione sul territorio, ha proseguito Donati, sono e saranno la sicurezza urbana e la civile convivenza. Una serie di comportamenti anche come dire, poco civili, che comunque incidono sulla percezione della sicurezza. Quindi quello insieme alla civile convivenza, che è l'obiettivo da raggiungere, sono un po' i nostri obiettivi. Ecco. A ringraziare il corpo il sindaco Nicola Barbieri e l'assessore alla polizia locale Raffaele Tinti. Questi risultati, ha commentato il primo cittadino, sono il frutto di un grande lavoro di squadra. Alcuni servizi sono meno visibili alla cittadinanza, ma comunque importanti per la comunità. Abbiamo riepilogato quelli che sono stati i risultati del 2022, ora ci siamo dati come corpo di polizia locale e come amministrazione comunale diversi obiettivi sulla sicurezza stradale, quindi migliorare la sicurezza stradale, migliorare la viabilità su alcune zone
del territorio, maggiore presenza anche nei quartieri, e cercheremo anche di partecipare a diversi bandi che ci saranno per quanto riguarda la videosorveglianza, per implementare anche il servizio di videosorveglianza su tutto il territorio comunale. E quindi è stato un momento importante oggi per riepilogare anche quelli che sono gli obiettivi di quest'anno. Assessore, investirete anche sui mezzi di cui usufruisce il corpo? Sì, abbiamo in programma di aumentare i mezzi in dotazione al nostro corpo della polizia locale. Sicuramente acquisteremo un altro mezzo adibito ai controlli stradali e soprattutto investiremo anche in software e materiale tecnologico da utilizzare in ufficio, quindi per il personale amministrativo e addetto, in maniera tale da migliorare il lavoro quotidiano e il lavoro, diciamo, di raccolta dati, di raccolta di informazioni. Un aumento però anche dei controlli. Sì, questo sarà importante perché anche grazie all'aumento, insomma, del numero degli operatori che avremo a disposizione, aumenteremo i controlli sul nostro territorio, sulle strade principali, sul controllo della velocità degli automezzi, sia sulle strade interne e soprattutto sul lungomare. In particolare nel periodo estivo, dove la popolazione aumenta enormemente, ci sono stati anche degli episodi in passato che hanno creato dei problemi e di conseguenza non vogliamo che si ripetano più, aumenteremo i controlli sia sulle strade sia sui locali. Torniamo a parlare della nuova piscina perché i lavori sono addirittura d'arrivo. Questa mattina è stato eseguito un sopralluogo nel centro natatorio di Via Mattei, nella zona dell'aeroporto a Fano. Sull'intervento in corso, il presidente della Fondazione Carifano, Giorgio Gragnola, ha riferito che mancano solamente le finiture. La parte più impegnativa è stata ultimata, ha spiegato Gragnola, e credo che entro la fine di febbraio tutto l'impianto sarà pronto per essere consegnato al futuro gestore. Il sindaco Sari invece ha precisato che il bando di gara relativo all'affidamento per conto del Comune di Fano dovrebbe essere pubblicato entro la metà di febbraio per una durata di 30 giorni, quindi con molta probabilità entro la fine di marzo si avrà il nuovo gestore. C'è soddisfazione nel Partito Democratico di Fano per la grande partecipazione di cittadini all'iniziativa sulla ciclovia del Metauro che si è svolta ieri sera a Cucurano. Circa 60 le persone presenti all'evento organizzato per informare e dibattere su una questione complessa che tocca da vicino la cittadinanza. Tutti i relatori hanno analizzato le ragioni che motivano una piena contrarietà al progetto proposto dalla Regione che di fatto, si legge nella nota del gruppo, ha cestinato una progettazione più attrattiva, sicura e funzionale a cui aveva lavorato la precedente amministrazione regionale. Inoltre è emerso il tema dei maggiori costi previsti. Per noi, ha proseguito il PD, la soluzione migliore è una ciclabile accanto ai binari della linea ferroviaria dismessa. Sulla possibilità di farla si attende da tempo il risultato dello studio di fattibilità costato oltre 1 milione di euro e commissionato dal Ministero per le Infrastrutture ARFI, a cui si aggiunge lo studio richiesto dalla Regione per altri 350.000 euro. A tal proposito, la prossima settimana andrà in consiglio regionale un'interrogazione di Andrea Biancani che chiede notizie sugli esiti di questo studio avviato nel 2019. Al Cinema Italia di Ancona, lunedì 23 gennaio, verrà proiettato un film d'inchiesta sulla distruzione della sanità italiana degli ultimi decenni. Sentiamo di che cosa si tratta. Un sistema sanitario non deve fare utili. Di avere sempre un segno meno davanti. Mirko, insieme a Federico Greco, ha firmato la regia di questo film dal titolo C'era una volta in Italia, Giacarta sta arrivando. Che cosa volete raccontare attraverso questa produzione? Ma il film analizza quello che è stato il progressivo smantellamento della sanità pubblica italiana e globale. E lo fa con un doppio binario narrativo. Da un lato racconta la storia epica e coraggiosa di alcuni ragazzi, uomini e donne, che hanno occupato un ospedale in un piccolo paese calabrese che si chiama Cariati, un ospedale che era stato chiuso 10-11 anni fa a causa delle politiche d'austerity volute dall'Europa. E, hanno occupato questo ospedale nel novembre 2020 per chiederne la riapertura. Quindi da un lato il film racconta questa loro storia, questa loro azione coraggiosa che hanno portato avanti per più di un anno, e dall'altro è un'indagine approfondita
attraverso le interviste con dei grandi esperti, sia di giornalisti, medici e anche delle star della musica come Roger Waters, oppure delle star del cinema come Ken Loach. E con le loro interviste cerchiamo di appunto analizzare e individuare quelli che sono i responsabili di questa progressiva, come dicevo prima, smantellamento della sanità pubblica italiana e mondiale, e dell'avanzare invece della sanità e degli interessi di grandi privati. Ecco, quando e dove verrà proiettato il film? Si potrà vedere nelle prossime settimane in diverse città d'Italia. Partiamo la settimana prossima con lunedì 23 una importante proiezione ad Ancona, al Cinema Italia. Poi abbiamo lo stesso giorno anche una proiezione a Milano e successivamente andiamo a Cagliari, a Cesena e torneremo qui a Roma. E comunque chi vuole avere aggiornamenti sulle uscite e le proiezioni può andare sul nostro sito c'erunavoltainitalia.com o sulla nostra pagina Facebook che è Pigs dei Movie. Ed è stato presentato ufficialmente anche il programma del Carnevale di Fano: veglioni, laboratori per bambini, mostre, eventi collaterali, musica e tanto divertimento. I 14 saranno i carri allegorici che sfileranno nelle date del 5, 12 e 19 febbraio. Ha seguito per noi la conferenza stampa Filippo Pucci. Si inizia a respirare aria di carnevale in città, a Fano, mentre i maestri carristi stanno proseguendo e ultimando le loro 5 nuove opere allegoriche che andranno ad aggiungersi alle 9 già esistenti per un totale di 14 carri. L'ente carnevalesca questa mattina ha presentato il programma ufficiale 2023 che finalmente ritorna al suo normale e tradizionale svolgimento. Programma ricchissimo, naturalmente i protagonisti saranno i carri allegorici, tutti nuovi quest'anno, i 4 carri, ci sarà una grossa novità per quanto riguarda la musica rapita, i carri di seconda categoria, sfilate immense quest'anno con tanta partecipazione, ma la novità grossa di quest'anno è che il programma si espande andando a cominciare dal venerdì, passando per il sabato e per finire la domenica, cercando di toccare tante tematiche a partire dalla cultura, alla festa, fino alla sfilata dei carri allegorici. Naturalmente anche il programma della domenica è ricchissimo, si parte la mattina dalle ore 10 col Carnevale dei Bambini, fino a passare alle 15 alla sfilata dei carri allegorici. Durante le domeniche di carnevale del 5, 12 e 19 febbraio non mancherà il getto di dolciumi dai carri e gli eventi collaterali come il carnevale in SUP, in zona mare e alla musica con il Carnage Collective. L'11 febbraio invece torna la seconda edizione della Notte dei Colori, ovvero la sfilata dei piccoli carri con mascherate e musica per le vie del centro storico a partire dalle 19.30. Il 17 invece spazio alle note al Teatro della Fortuna con il concerto dedicato ai Pink Floyd a cura dell'Orchestra Sinfonica Rossini e poi spazi dedicati a presentazione di libri, alle mostre sul carrista Paolo Furlani fino ai laboratori per bambini. Quest'anno ritorna il Palazzo del Carnevale che sarà a Palazzo Bracci Pagani grazie alla concessione della Fondazione Carifano, e all'interno del palazzo saranno allestite 2 bellissime mostre, tra cui una sul centenario della musica rapita. Ci saranno anche momenti laboratoriali, laboratori dedicati ai ragazzi di stampa 3D e tutti sulle nuove tecnologie. Inoltre ci saranno anche dei momenti di musica, di accoglienza, ci sarà qui il nostro infopoint e inoltre torneranno i veglioni al Mediterraneo, il veglione dei bambini, il veglione ufficiale del Carnevale di Fano, tutte le feste le faremo appunto al Mediterraneo. Dalla scorsa edizione invece è ritornata la figura del pupo. Il pupo di questa edizione porterà il volto dell'astronauta italiana Samantha Cristoforetti, realizzata dalla giovane carrista Anna Mantovani. Grandi collaborazioni, forse la più interessante è quella con l'Agenzia Spaziale Italiana, visto il tema del carnevale che è spazio all'arte. L'Agenzia Spaziale ci manderà anche un grandissimo astronauta che è Paolo Nespoli, quindi siamo molto felici di questo. Un'altra
grande collaborazione con la Repubblica di San Marino, che ha creduto moltissimo nel Carnevale e quindi sarà presente anche per le celebrazioni della musica rabita, con sorprese che ora non vi svelo. Il 2023 sarà un anno importante per la storica banda folcloristica fanese, la Musica Rabita, che compie 100 anni. In occasione del centenario sarà realizzato interamente da zero un nuovo carro allegorico dedicato tutto a loro. Non mancheranno infine gli ospiti alla manifestazione più dolce d'Italia e gli speaker dell'evento. Avremo la prima domenica di Carnevale quest'anno degli ospiti di eccezione, da RDS, appunto tutti pazzi per RDS, con Ciccio, Rossella Brescia e Buzz, in quanto li abbiamo strappati i più grandi carnevali d'Italia, quindi hanno scelto Fano. E quindi, oltre ad aver scelto Fano, noi abbiamo scelto Fabrizio Minuz, che è il nostro speaker ufficiale quest'anno. Chiaramente Fabrizio affiancherà la nostra voce storica, Francesco Boiani. Vi aspetto veramente numerosi, venite al Carnevale di Fano, ditelo in giro, perché ci sarà veramente da divertirsi davanti. Ma il programma continua. Tutti gli appuntamenti della manifestazione sono visibili sul sito carnevaledifano.com. Sì, torniamo a interpretare a pieno ritmo la città del Carnevale. Effettivamente, dopo quasi 3 anni, torniamo in presenza con un programma ricco, tutto fondato sulla relazione, come giusto che sia. Carnevale, creatività. E allora invito tutti a venire alle 3 sfilate e a tutte le feste organizzate, e vive il Carnevale di Fano. In occasione della conferenza stampa, l'ente carnevalesca ha consegnato all'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, sezione di Pesaro Urbino, il ricavato della cena grassa che si è svolta lo scorso 17 gennaio. L'importo totale di 3.120 euro è stato consegnato sotto forma di assegno simbolico dalla presidente Gianmarioli, dal suo vice Mirisola e dal sindaco Seri a Benedetta Bedini, vicepresidente dell'AICI. Sono stati momenti emozionanti quelli vissuti questa mattina nella casa albergo per anziani Famiglia Nova, dove gli ospiti, gli operatori della struttura, ma anche il sindaco di Fano Massimo Seri, hanno festeggiato la centenaria Teresa Berluti. L'elisir di lunga vita, l'amore dei suoi nipoti e 2 moche di caffè al giorno. A Famiglia Nova si festeggiano i 100 anni di nonna Teresina. Teresa Berluti, nativa di San Costanzo, è ospite nella residenza protetta Famiglia Nova di Fano dal 2018 ed ha brindato con un bicchiere di spumante, accerchiata dai sorrisi e amore dei suoi cari e degli operatori. Forte, Mamma dolce e nonna premurosa, si è sempre occupata della sua casa e dei suoi cari con tanta grinta e dedizione, autosufficiente nelle sue attività giornaliere, fino a quando un glaucoma gli ha compromesso la vista e ha bloccato la sua autonomia. Per me è stata una mamma speciale, mi ha accudito mio figlio, perciò non posso dire di niente. Siamo stati insieme per 95 anni, ha sempre guardato la famiglia, tenuto il risparmio per poter fare quel briciolo di casa, una persona molto molto abbastanza brava. Un suo hobby? Che hobby aveva Teresa nella sua giovinezza? Cioè, di hobby non è che è stata una persona che andava molto in giro qua e là, aveva soltanto le sue amiche lì intorno a casa, che prendeva un caffè. Pomeriggio il caffè, perché il suo hobby era il caffè. Caffè dalla mattina presto alla sera tardi, anche di notte beveva il caffè. Molto, solo quello, che era l'unica cosa che lei piaceva moltissimo. Quindi con Teresa abbiamo scoperto le potenzialità del caffè, di arrivare insomma a un traguardo. Sì, per questo sì, perché io dico tante volte, infatti lei dice 2 caffè al giorno, no, di più non berne. Invece lei se ne beveva 2 moche al giorno, cioè 12 caffè al giorno, ed è vissuta fino adesso senza prendere un farmaco, e abbastanza bene, perché io dico, io non c'ha nessun tipo di dolore, perciò va benissimo così. Teresa da quanto tempo è ospite? Allora, siamo felicissimi di festeggiare, di gioire insieme a Teresa e alla sua famiglia questo traguardo, perché comunque un secolo di vita è,
È tanto e Teresa vive con noi da ormai più di 5 anni, ha superato con noi una pandemia mondiale, ma questa pandemia mondiale che è per la nostra generazione probabilmente lo scoglio più grande che abbiamo in memoria, ma pensiamo a quante sfide ha vinto Teresa nella sua vita per arrivare a questo traguardo, quindi siamo tutti molto gioiosi di festeggiare insieme in queste occasioni. Anche il sindaco di Fano Massimo Seri ha partecipato ai festeggiamenti dando una pergamena per celebrare il traguardo della centenaria teresina. Per il sindaco è sempre un piacere portare gli auguri della città ad una centenaria, in questo caso a Teresa, e lo si fa con affetto. Poi non dimentichiamolo, è un secolo quello che hanno vissuto, se pensate, nata nel 1923, è stato il Novecento un secolo straordinario, quindi sono persone, testimoni di valori, di progressi, e quindi sono una risorsa che non dobbiamo perdere ed è giusto celebrarle, è giusto fargli sentire l'affetto ovviamente che arriva dai propri cari, ma un sindaco che rappresenta una comunità è anche questa, essere insieme a festeggiare i momenti belli, quando ci sono persone come Teresa che festeggiano 100 anni, noi ci siamo, e quindi tanti auguri a Teresa. Sindaco, pare che a Fano ci sia l'elisir di lunga vita, tanti centenari in pochi giorni. Beh, è vero, è una città longeva, quindi questo ci fa ben sperare a tutti noi, significa che si vive bene e dovremmo chiedere delle formule magiche, a cominciare da Teresa, se ci svelano il segreto per essere longevi e arrivarci anche in bella forma. Auguri! Auguri. Auguri anche da parte dello staff di Fano TV. Vi ricordo che lunedì sera torna in diretta Primo Cittadino. Dalle ore 21 sarà nei nostri studi il sindaco di Cagli, Alberto Alessandri. Ma rimanete sintonizzati su Fano TV perché tra poco trasmetteremo il documentario con storie, foto e video inediti della Fano che fu patrimonio dell'archivio di Del Bianco. Un documentario di circa 1 ora e 40 minuti realizzato in occasione dei 50 anni dello studio. Grazie per la vostra attenzione. A questo punto buona serata su Fano TV.